Buonasera, buonasera ancora qui con noi. Good evening everybody, welcome again here. Buonasera a tutti, siamo qui in una diretta pomeridiana perché abbiamo un ospite che ci segue da Dubai e con noi Renos Fontoulakis. Hello Renos, how are you? I'm very well, Gaetano. Thank you very much. I'm very happy to be here today in the Bridge of Light. It's Yes, my thank you. Thank you. Thank you very honor. much. Thanks for joining us this afternoon. Grazie per essere stato qui, per essere qui con noi questo pomeriggio. Renos, we sometimes speak about projects like yours, from people that have got so many projects, both in Europe or outside Europe. I would like to actually ask you, what is your project? Ho chiesto, ho detto a Renos che abbiamo spesso dei progetti che hanno a che fare con i bambini, bambini che hanno bisogno di essere curati, bambini che hanno bisogno dell'educazione. E quindi ho chiesto, poiché ho incontrato Renos a Dubai l'ultima volta che sono stato lì a gennaio, ho chiesto a Renos qual è la sua fondazione. Please tell us a little bit about yourself, first of all, and then also regarding your foundation, but just let's start about what a Greek man does in Dubai. I mean, why do you live in Dubai? Ho chiesto perché un uomo greco abita a Dubai. Qual è come mai questa cosa? Tell us about it. So I've been living in Dubai for the past 11 years, and I work as a marketing expert. I've worked for many companies like Emirates Can Airlines. you raise your voice a little because it doesn't come through quite Sure. clear? I Ho hope it's detto better Renos che vive a Dubai da 11 anni e lavora nel marketing. So you work in marketing, you said, yes? now. Exactly, yes, for the past 11 years. Time flies here, actually. I don't even remember when I first arrived here, and somehow I find myself still in the UAE, which is a great country, by the way. Ha detto che lui dice che il tempo vola e che non ha mai pensato di vivere negli Emirati Arabi per così tanto tempo, ma ci vive da 11 anni e che comunque è una cosa bella, gli piace molto, dice che è un grande paese e di questo io condivido pienamente. I totally agree with you. UAE is a great country and one day I'm sure that I will be there more constant once all this pandemic has finished. But let's go forward with your, we have like a, We have started like in for 3 minutes. We have already like 22 people following us, but more people will join. So do tell us a little bit more about you. How did you come to manage this huge organization, this foundation? Tell us about your foundation, first of all. Ho detto a Reno di spiegarci che cos'è la sua fondazione. Lui aiuta tanti bambini, ma più tardi posteremo delle foto anche. Possibly later we will post some pictures of your foundation, in the promo video that we made. There are already some pictures with you and the children, but I'm talking too much already, so go ahead and speak. Ho detto che più tardi posteremo delle foto di Reno che a Zanzibar ha costruito questo enorme villaggio meraviglioso. Please keep going. Sure. So it was 2016 when we decided to travel to Zanzibar with a group of five people, including my wife Dimitra and my brother Yanis, who is no longer in life, unfortunately. So we went for 4 days. It's a very popular destination from Dubai, and we went for holidays. On the second day of our trip, we visited one village called Kiwembwa. And it was the first time in my life where I saw poor families living in very basic conditions. That was the moment where I had to really appreciate what I have in my life. Hold on, And let me translate for the people who do not speak English. Ha detto Renos che lui nel 2016 si è recato a Zanzibar con sua moglie e con suo fratello Yannis, che non è più con noi, non è più, vive nell'altra dimensione. E dice che quando lui è arrivato il primo giorno, erano stati andati lì in vacanza, il primo giorno avevano già cominciato a vedersi e guardarsi intorno, ma già nel secondo giorno hanno notato questi bambini, la povertà delle famiglie di Zanzibar. So you noticed about the poor Sure.
family living there, right? Yeah, the poverty and the conditions. However, they were very happy, and that was a big shock for me, because I thought I am also happy being in Dubai, living in a nice luxurious apartment, or driving a good car. I thought that this is what happiness means, but it wasn't the case since I saw those people. Quindi ha detto che lui pensava di avere una vita felice, avere una moglie molto bella, vivere a Dubai, avere un appartamento, avere una macchina, ma queste persone che lui ha visto vivere comunque nella povertà, molto molto povere, erano completamente felici. Quindi per lui la felicità era quello di avere, essere realizzato nella vita. Invece poi ha scoperto che queste persone, anche se non avevano nulla, erano felici. It's the same feeling when I go to India and you see all these people, although they don't have anything, they're completely happy, they smile at you all the time. It's just the same feeling. So basically that moment I really wanted to do something and give those children in specific the chance to enjoy a similar life to mine. Per cui ho deciso che da quel momento in poi i bambini che vivono a Zanzibar avrebbero dovuto avere una vita diversa, una vita simile a quella che ho io. So I thought that the best way is not giving money, because money wouldn't last for long. Per cui ho pensato che la cosa più facile sarebbe stata quella di donare dei soldi, ma non l'ho fatto perché i soldi poi sarebbero finiti e non sarebbero appunto durati molto. Invece che cosa ha fatto? Instead, what did you do? I thought that if I found a teacher and sponsored him to educate children English skills, probably they would find a job in the tourism sector, which is booming in Zanzibar. Per cui io ho pensato di trovare un insegnante che parlasse inglese e che potesse insegnare a questi bambini l'inglese e introdurli al turismo, perché Zanzibar è una meta per turisti dove tantissimi turisti vanno e dove tantissime persone hanno bisogno di, potranno lavorare un giorno anche grazie alla fondazione di Renos. So having this epiphany or idea in mind, when we visited one little souvenir shop to buy in gifts, the owner came to me and he was trying to give me some samples to resell them in Dubai. I told him that if I managed to do this and make any profit, I would rather donate this profit and give it to a teacher to educate the children of the village. Okay. Quando io poi stavo cercando altre cose, un negozio di souvenir mi ha offerto la possibilità di vendere alcuni suoi prodotti in Dubai e farne un profitto. Invece io ho detto a questo negoziante, preferisco fare un profitto e pagare un insegnante che venga ad insegnare ai bambini qualcosa di concreto, l'inglese per esempio, così che loro possano poi avere un futuro. So he really thought that this is the best thing I can do for his community, and he agreed to donate also his profit towards the same purpose. Così lui ha anche detto che questo negoziante ha detto che questa cosa era un progetto meraviglioso e quindi ha deciso che anche lui da quel momento in poi avrebbe donato i profitti per la sua fondazione. His name is Cosciano and it's the letter C of CR Hope Foundation. C is Cosciano, R is Renos. Hope to enlighten the kids of Zanzibar. Mm-hmm. Per cui vi faccio vedere il nome della fondazione che è questo. C sarebbe è il nome di questo signore, di questo negoziante che si chiama Crossiano, e R è Renos, quindi si chiama CR Hope, che è Speranza Foundation, e quindi questa è la loro fondazione per questo progetto meraviglioso per aiutare i bambini di Zanzibar. Yes. So since we were on the same page, I bought the samples hoping that I will find someone to buy them in Dubai. When I came back to Dubai, a few months later, he followed up with me to
to see whether I was able to resell them. Then I told him that I'm afraid that I cannot find a buyer, but I still want to support those children by finding a teacher. Ok, ha detto che quindi questo negoziante gli ha dato dei campioni, poi ci faremo spiegare che tipo di campioni, di che prodotti si parla, e qualche tempo dopo lo ha chiamato per dire se questi campioni lui li avesse venduti a Dubai, e però lui ha detto no, sfortunatamente non ho potuto vendere nulla, ma comunque voglio comunque sostenere e supportare la comunità di Zanzibar e i suoi bambini. Yes. And this moment, he proposed the following. He says, I have a small piece of land. If you want, I can donate it to you and build a school here. Ah, okay. What a nice idea. Per cui questo signore che cosa ha detto? Io c'ho un piccolo appezzamento di terreno. Se tu lo vuoi, io te lo posso donare e tu qui costruisci la scuola per i bambini. Una bella idea, non credete? Yes. I don't know if you believe in the law of manifestation, but this was beyond my expectations. I was just looking to sponsor a teacher, and now I've been given the chance to start. Per cui se voi credete all'idea di manifestare, mi era stato offerta l'idea di poter avere un insegnante. Questa era la mia idea, un insegnante che potesse insegnare ai bambini a parlare inglese, ma adesso invece mi si trovava davanti la possibilità di avere invece a disposizione una terra dove costruire una scuola per questi bambini. Yes. So I was very glad with his kind offer, but at the same time I was a bit skeptical about how a poor person can donate his land to someone he doesn't really know. Per cui ero molto, se da una parte ero felice di questa cosa, dall'altra parte ero un po' scettico, perché mi chiedevo come una persona può donare della terra ad un'altra persona che conosce a stento. Yes. So the next step was to fly back to Zanzibar with my wife Dimitra in December 2016 and meet with a lawyer to set up CRO Foundation and make an agreement on how we're going to do this. Mm-hmm. La cosa che ho fatto successivamente è quella di volare di nuovo a Zanzibar da Dubai con mia moglie Dimitra e incontrarmi con un avvocato e stabilire i termini di questa transazione. Once we set up the foundation, my wife asked Mr. Cosiano why did he donate his only asset for this purpose? Quando erano davanti ad un avvocato, Dimitra, la moglie di Renos, ha chiesto perché tu vuoi donare questa terra, l'unica cosa che tu hai, questa terra, per questa fondazione. And what did he reply? Mm-hmm. So he said that 10 years ago he was a street seller in Arusha, mainland Tanzania, and he was trying to sell a batik to a Canadian person. Dice che 10 anni prima lui era un venditore ambulante, quindi stava nella strada e vendeva tappeti, e incontrò una persona canadese alla quale stava vendendo dei batik. Mm-hmm. Yeah. Back then his English was very poor, and the Canadian person told him that if he improves his English, he will become better at sales. Ok, e quella persona, cioè lui era molto, non parlava un inglese molto buono, e quella persona canadese gli disse: se tu migliori con il tuo inglese, sicuramente potresti diventare un venditore più abile e avresti più clienti. Mm-hmm. Cosiano told him that he knows that English is very important, but he doesn't have the time and money to learn English. Besides, he has 6 children to feed. Dice lui, questa cosa è molto interessante, ma io non ho il tempo e né le possibilità di poter imparare inglese, anche perché ho 6 bambini da sfamare. The Canadian person then offered to sponsor his English school for the next 6 months, and he gave him money to maintain his family's expenses while he's studying. E così questo canadese generoso ha sponsorizzato
Christianos per i suoi studi inglese e ha donato dei soldi a lui per il sostegno della famiglia mentre lui andava a scuola. So, Mr. Cosciano used the money wisely. He learned English and then he found a job in a hotel, in a small boutique shop, in a souvenir shop. And then he was able to open his own little business after many years. Così che cosa è successo? Che questo signore ha potuto imparare l'inglese, ha studiato l'inglese e trovò un lavoro in una boutique, in un hotel, e dopo tanti anni poi ha potuto anche avere il suo proprio negozio che adesso gestisce a Zanzibar. So thanks to this Canadian person called William Fraser, he became from a street seller, a businessman thanks to English language. So the moment I approached him and proposed him that I want to sponsor a teacher, he thought that it's time for him to give back. Amazing. Che cosa è successo? Questa storia è meravigliosa. Che cosa è successo? Quando quindi lui è entrato nel suo negozio, ha detto che lui stava cercando degli insegnanti di inglese per insegnare ai bambini di Zanzibar l'inglese, perché questo signore, Christanos, era prima un venditore ambulante per strada e grazie a questa persona canadese che lo ha aiutato, lui è potuto diventare da venditore ambulante a businessman, quindi un uomo d'affari con una catena di negozi. Quando Reynolds è entrato nel suo negozio, allora questa cosa ha voluto restituire quello che gli era stato donato e per questo ha donato alla fondazione questa terra. Yes. I was able to find Mr. William Fraser, this Canadian person, and interview him on our blog. It's quite remarkable how humble this person is. I just wanted to share the good news that thanks to his good gesture 10 years ago, now the children of this village in Kizankazi will have access to education. Dice che lui ha voluto poi cercare William Fraser. William Fraser è questo canadese che ha dato questi soldi a quest'altro signore per farlo studiare. E quindi quando Reynolds ha incontrato questo signore, dopo tante ricerche, gli ha spiegato che grazie a lui aveva poi incontrato quest'altra persona e grazie a lui, grazie a questi soldi che lui aveva donato, adesso avrebbero costruito una scuola sulla terra che il socio di Reynolds ha donato. What is the name of this guy? The guy in Zanzibar again? Cosciano. Cosciano? Cosciano. Mr. Cosciano. Ok. So this is how the journey began. We started putting the foundation in early 2017 without knowing how to build a school. Of course, I'm not coming from an educational background. I'm not a teacher. I'm not an architect. But the only thing I knew was marketing. Ok. Dice, abbiamo cominciato a costruire la scuola a gennaio 2017 senza avere nessuno strumento, nel senso senza sapere come si costruisce una scuola. L'unica cosa, non avevamo ingegneri, non avevamo architetti, l'unica cosa che avevamo ero io che ero bravo nel marketing. Yes. And this was really helpful to create some awareness and inform people about our actions, but of course it was so hard in the beginning because no one believed in our story. People have a bias that, you know, people from different cultures or religion, they cannot work together, and there's something fishy behind all this. Dice che quando loro andavano a chiedere per essere aiutati, nessuno credeva alla loro storia. Diceva che questa cosa non poteva essere. Tutte queste coincidenze, tutti questi pezzi di questo puzzle che erano stati incastrati gli uni con gli altri da William Fraser, che aveva aiutato Ossiano, che poi aveva deciso di aiutare Reynolds, e Reynolds che si presenta a Zanzibar in vacanza e poi decide di, avendo visto tanta povertà, ha deciso di aprire una scuola per i bambini bisognosi, per i bambini poveri, per istruirli a imparare una lingua diversa,
per poterli poi in futuro abituare, aiutare a trovare un lavoro nel turismo, che appunto è, come sapete, Zanzibar è una meravigliosa terra proprio fertile per il turismo. Mm-hmm. Also in Zanzibar, the main religion is they're Muslims. They believe in Islam. And me coming from Europe as a Christian, in their eyes, they thought that they might have an agenda to. Anche se sapete che Zanzibar comunque è una cultura, una religione musulmana, e quindi tutti quanti pensavano che magari c'era qualcosa di nascosto in questa, nella nascita di questa fondazione. Quindi pensavano che c'erano degli intrighi particolari. Invece è tutto alla luce del sole. Yes. So we had a few challenges. One was to convince the potential donors to give us money and support us for something that is real. And on the other hand, to convince the locals that our intentions are pure and are driven by love and nothing else. Per cui c'erano due cose. La prima era quella di convincere coloro che avrebbero dovuto fare delle donazioni, che non c'era niente di losco in questo e che tutto sarebbe alla luce del sole, che tutto era aperto per aiutare i bambini, e dall'altra parte era convincere le persone locali che questo progetto nasceva dall'amore puro, quello che noi ricerchiamo ogni giorno nelle nostre vite, che l'amore puro potesse, che in tutti insieme come comunità internazionale potessimo aiutare questo progetto a crescere, a migliorare le vite di questi bambini. Mm-hmm. Yes. So the best way for me to tackle this was I started organizing trips to Zanzibar, getting groups of people to experience the island, plus to see what we're doing, hoping that they will support us. Che cosa quindi ho pensato di fare? Ho pensato di fare, di organizzare dei viaggi per portare un gruppo di persone alla volta a visitare Zanzibar, a far vedere questa meravigliosa isola, a visitare Zanzibar e a far vedere loro questa fondazione che era nata e quello che noi stavamo cercando di costruire. Yeah. Thankfully, after 3 years of hard work, commitment, faith, belief, we opened the school in January this year. E dopo 3 anni di duro lavoro, con tante donazioni che sono arrivate, con tutte le persone che sono coinvolte in questa cosa, a gennaio di quest'anno finalmente noi abbiamo aperto la scuola. In the meantime, I lost my brother, who was probably the reason why we went to Zanzibar. It was his idea, and I dedicated this project in his memory. Durante questo periodo io poi ho perso mio fratello, che era stata, diciamo, la ragione principale per cui noi avevamo visitato Zanzibar per la prima volta, e quindi abbiamo dedicato questo progetto a lui. I totally believe and I'm convinced that his spirit was always with us, helping us to accomplish this big project. E sono sicuro che il suo spirito è sempre stato con noi per cercare di far andare avanti questo progetto e portarlo dove adesso sta arrivando. So I'm very glad today to see the first classroom of nursery kids. We have in total 33 children, and next year they will form the primary school as they grow. And then we will accept it. Because your voice is very distant and I could not hear. So we are happy to now have the first classroom of nursery kids, and by next year we will have the first classroom of primary. Ok, ha detto che sono molto felice di annunciare che abbiamo la prima classe di asilo di 32 bambini. E l'anno prossimo questi bambini andranno alla prima elementare, quindi anche lì hanno questa possibilità. And so they're learning English since the nursery? Absolutely. We have hired the best possible teachers to educate kids in English as well. And we also get support from the Dubai English Speaking College here in the UAE, who give the curriculum to our teachers. So we're trying to do our best. Loro ricevono aiuti, hanno degli insegnanti di inglese molto qualificati, e ricevono anche da Dubai English School, ricevono anche da
insegnanti che vanno a Zanzibar per insegnare a questi bambini, una cosa meravigliosa. So we might all want to join you to your next trip to Zanzibar. I would like for sure to come. No, it'd be a pleasure. That would be my honor to show you around. And, ho detto che mi piacerebbe molto venire anche a conoscere questa fondazione e fare un viaggio con te a Zanzibar. E tra le 20 persone che ci stanno seguendo, who wants to come to Zanzibar with me and Renos next time? We are going to have a look at the foundation and the school that is created and the amazing island, and so we can actually look around and see this magnificent project going forward. So ho detto, chi è che viene a visitare Zanzibar con noi, con me e Renos l'anno prossimo o quando lui ci andrà? Era una proposta che sto facendo in questo momento perché non sapevo la storia di Renos, e così potremo andare a vedere la scuola che lui sta costruendo e come vivono questi bambini e aiutare in qualche modo i bambini che hanno più necessità di essere aiutati. Please join us. Yeah. That would be amazing. So, avete delle domande? Do you have any question at all if we would like to yes, so Naveen from Abu Dhabi, she's saying, I would love to come to Zanzibar. So Naveen, let's all go together. Samra, who is from, she's a client of mine from, she has been in Dubai, but she's also from Canada. She says, she's talking about your brother, says, his spirit is always with you. Thank you. So do tell me a little bit more about this, please. I mean, you know, how often do you go to Zanzibar? Quanto spesso tu vai a Zanzibar, Renos? Last year I used to go almost every month, or at least a week. So, per esempio, nel 2019 ci sono stato ogni mese per una settimana circa ogni volta. This year is a bit different than the previous years due to the situation of COVID. Così quest'anno invece è molto più difficile vista la situazione globale che stiamo vivendo, ma spero di poterci ritornare presto. Yes, of course we are living in a very kind of strange times worldwide, so I'm sure, but obviously the project is still going on, right? Absolutely. On Monday, the 29th of June, we reopened the school after a few months of closure, and all the kids and their parents were very happy to be back. E dice che noi siamo dovuti stare chiusi per un periodo perché per la pandemia, ma adesso il 29 giugno abbiamo riaperto la scuola e anche i genitori erano stati molto contenti di tornare e aprire la scuola e cominciare le lezioni. So during the pandemic there were many kind donors who sent money through our foundation to buy food supplies for the village. Così durante la pandemia abbiamo avuto tantissimi donatori che hanno mandato dei soldi, dei fondi per aiutare i bambini in difficoltà e per aiutare le famiglie che non avevano nulla da mangiare, per cui abbiamo aiutato la fondazione a crescere ed andare avanti anche se appunto c'era la pandemia in atto. Now we are looking for funds to buy our own school bus because at the moment we rent one, and also we want to develop a nice playground area. Per cui adesso stiamo cercando fondi per trovare i fondi per avere un pulmino che possa portare ad andare a prendere i bambini, perché al momento ne stiamo affittando uno, e poi io vorrei costruire anche un'area di gioco, come un campo da calcio, un campo dove i bambini possano andare a giocare. We will be sure to help you out with this. It's all the information is going to be in the website that is showing, right? Yes, I mean, there's a section called Ways to Get Involved, and then you can find the relevant section to make a donation if you want. C'è nel sito web Ways to Be Involved, che significa modi per essere coinvolti in questa avventura. Potete andare, se volete, fare delle donazioni per questi bambini africani, che because Zanzibar is in Africa, right?
Zanzibar is in Africa. It's an island on the east side of Africa, and it belongs partially to Tanzania. Okay. Zanzibar è un'isola ovviamente africana che nella parte est e appartiene alla Tanzania. Per cui andate a vedere, questo progetto è veramente molto interessante. Claudia, che avete visto ieri, me ne aveva parlato già quando ero a Dubai ed è stato veramente una incontrare Renos, incontrare anche sua moglie Dimitra a Dubai, è stato veramente un'esperienza meravigliosa, anche perché vedete l'energia che questo ragazzo, anche se giovanissimo, trasmette, la quiete, la calma, la tranquillità. I'm just talking about you, you know, what do you transmit and you know what comes through you, like you are a very kind person, very open, pure love, I would say. So that's actually what transpires on actually the project that you are building. So, you know, a person like you, actually, I think that, you know, can do many, many things. I also was telling the audience that I met you with your wife, Dimitra, in Dubai last January. And so we've been in touch ever since. Yeah, absolutely. So I see that someone is asking, I cannot see the names, but if I'm looking to making the life better for the whole village. Yeah. Basically, yeah. Feeding their children. Exactly. So, it's in our plan also to introduce vocational training for adults who have dropped out from school. And we want to give them skills around English or some PC literature and so on, so they can have, you know, some better chances in their life. I could come and teach Reiki. Absolutely, they will love it. I'm sure they will love it. Yeah, for sure I'll come. Ha detto che stanno cercando anche delle persone per ampliare la loro gamma. Per esempio c'è Veronica. We have Veronica here. She's a yoga teacher. Possibly she would like to join. Quindi stanno cercando persone diverse per avere anche un approccio anche più spirituale per il villaggio. Per cui è veramente molto, molto, molto interessante avere tutte queste meravigliose discipline, persone, ragazzi anche più maturi che hanno dovuto lasciare la scuola perché non avevano fondi disponibili per continuarla, loro li prendono cura e cercano di fare anche far imparare loro altre cose. So is that so that you actually is not only the children but is also other students that they could not continue the school and you might want to kind of teach them something, right? Absolutely. And then we want to really empower women or mothers, let's say better, of the village on how they can become more financially sustainable and take care of their children, therefore the whole community. We believe that women... molto interessante e molto importante che ha detto, dice vogliamo dare potere anche alle donne del villaggio perché così anche le donne possono avere il loro lavoro, aiutare i bambini a studiare, così avere un lavoro, aiutare i bambini a studiare e quindi rendere anche le donne autosufficienti per poter gestire anche la loro famiglia. Sapete che in queste comunità di solito è solo l'uomo che lavora e quindi loro vogliono comunque dare la possibilità e quindi educare anche le donne al lavoro, alla cultura del lavoro. Absolutely. We have started the project in Kenya. It's different than the school, where we empower women to produce charcoal made of agricultural waste instead of wood. So A, we protect the environment from deforestation and B, we give them a new technology so they can sell to the rest of the village and make money. And this way... You make alcohol? Charcoal. Yes. Charcoal, yeah. Ok, ha detto che, per esempio, loro hanno cominciato in Kenya un progetto dove invece di bruciare le foreste e prendere il legno per avere il carbone, hanno invece prodotto il carbone dalla spazzatura, così che si ricicla tutto e le foreste non vengono abbattute per avere il carbone per il fabbisogno naturale. Yeah. Amazing, well done. So, do you have at all any pictures that you can show us? I know that we didn't ask you to prepare anything, but do you have any physical picture now that you can show me or us, actually?
Sure. I mean, you mean from the biochar container? You cannot show them to me on the computer because I don't think it will work. But if you have any paper picture that we can have a look at. Sure. Yeah, one second. Oh, you can ask Dimitra to bring some. Oh, look at that. Look at this little boy. Look how happy this boy. Guardate che meraviglia, questo bambino felice. No, no, wait, show me this picture. Guardate che meraviglia, questo bambino felice che va a scuola, all'asilo del resto, che ha la sua cartella e va a scuola. Amazing, beautiful. Yeah, maybe. Here's one more. New shoes. We donated 1,500 pair of shoes this year in February. Abbiamo donato 1500 paia di scarpe a febbraio. Bello questo progetto, non credete? What a happy face, yes. Indeed, indeed. And this is actually all the work that we've put, all the efforts. When you see this smile, this is where you get rewarded. Yes. Ha detto, quando io guardo, vedo questi sorrisi, è lì che io prendo la migliore parte di me. Questa è la mia gioia più grande, qua che io sento la gratitudine di vivere in questo posto, in questo mondo, e donare appunto quello che noi abbiamo. Quindi è una cosa meravigliosa. Io I'm really thrilled to have you here this afternoon, Renov. I'm sure that Italian people will start being involved with you as well, and all the English speaking people as well. Well, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. The project is very beautiful. I'm sure I will be more involved in that. I want to go to Zanzibar with you and have a look at these children and what you're building. And possibly we will have a little gathering together with all the people from Bridges of Light and welcome you here again on our shows, but also going away with you somewhere, sometimes in Zanzibar. I'm looking forward to it anytime. Thank you very much, Renos. We'll be in touch, okay? Okay, have a good night. Thank you very much. Grazie a tutti voi, buonasera e alla prossima puntata. Bye bye, thank you. Ciao.